Violetta si alza. Come mai? Come mai? È in arrivo mio padre, mi ha scritto una lettera molto severa. Non deve sorprendermi qui, dice lei tremando come una foglia. Tu calmalo e poi io mi getterò ai suoi piedi. Ha un nodo in gola. Divisi e il più non ne vorrà, saremo felici. Perché tu m'ami, Alfredo, non è vero? Oh, quanto! Perché piangi? Trillano i violini. Di lacrime avea d'uopo. Or son tranquilla. Lo vedi? Ti sorrido. Sarò là, tra quei fior, presso a te sempre. Tremolano gli archi, poi i timpani, tremolano lacrime all'orlo, tutto tremola disperatamente. E lei dice con molta semplicità l'endecasillabo. Amami, Alfredo, quant'io t'amo, addio. Ci ho detto, come lo dice lei... Senza aspettar risposta, Violetta corre via col foglio in giardino. Sunt lacrime musice. Ah, vive sol quel core all'amor mio, fa eco Alfredo con rima baciata a quell'addio, come a dire, Dio, quanto m'ama questa, mamma mia che narciso. Poi siede, prende a caso un libro, legge alquanto, quindi si alza, guarda l'orologio, sbadiglia, quando ecco sulla porta apparire un commesso con una lettera per il signor Germont. Sono io. Me l'ha consegnato una signora dalla carrozza. Si congeda il commesso ringraziando per il pourboire. Di Violetta, si turba Alfredo, lacera la busta e letto il primo rigo, grida e cade come fulminato. Dove cade come fulminato? Cade come fulminato fra le braccia del padre, tempestivamente sopraggiunto dal giardino, dove è in agguato da un quarto d'ora. Essendo gennaio è un miracolo se non si è preso una bronchite. Il qual padre si fa subito a coccolarlo, il qual figlio. Oh, quanto soffri! E come Alfredo siede affranto, cancellandosi la faccia con le mani, attacca. Di Provenza il mar, il suol, chi dal cor ti cancellò? Chi dal cor ti cancellò di Provenza il mar, il suol? E via, così. Di seguito, con orchestra organetto, quest'andi rivieni di nostalgie. Dio, com'eri felice da bambino laggiù da noi. Di querimonie, non hai idea di quanto ho sofferto io. Di voti augurali. Se la voce dell'onor in te a pien non ammutì, Dio m'esaudì. Qui non tutti i maestri direttori d'orchestra consentano al baritono un molto patetico supplemento di vocalizzi, tanto più che Alfredo, il quale benché vada gli avrà battuto il tempo con il piede, nemmeno lo sente, ma ascolti tu, no, ha altro da pensare Alfredo. E quello riattacca più o meno imperterrito con la sua
Provenza. Allora Alfredo, furente di gelosia, balbetta il nome del barone Dufol e, come intravede, gettando a caso gli occhi sulla tavola, la lettera di Flora, esclama: «Ah, è lei alla festa! Volisi l'offesa a vendicar!» e fugge precipitoso col papà alle calcagne. La Traviata, esagerava Verdi, è una sfilza di duetti. Positivo che quando non c'è Violetta il duetto arranca. E nemmeno il tempo di prendere un caffè. Ci ritroviamo nella galleria del palazzo di Flora Beauvoir, riccamente addobbata ed illuminata. A destra un tavoliere con quanto occorre per il giuoco, a sinistra ricco tavolino con fiori e rinfreschi, varie sedie e un divano. Il caminetto con sopra uno specchio però non c'è. Ci sono però i soliti, Flora, il marchese d'Aubigny, il dottore ed altri invitati che entrano da sinistra, discorrendo fra loro, fatuità, pettegolezzi. Il marchese d'Aubigny racconta l'ultima. Violetta e il giovane Chaumont non stanno più assieme. Pettegolezzi, fatuità. Arrivano diverse signore mascherate da zingare. Cantano stamburellando una canzone birichina e la intercalano con un po' di chiromanzia. Finti rimproveri, finte promesse, paci finte. Entrano vivacemente Gastone ed altri mascherati da mattadori e piccadori spagnuoli e cantano in conformità nel qua. Tutti si associano, incluse le signore. Indi tutti si tolgono la maschera, chi passeggia, chi si accinge a giocare. Entra, chi entra? Alfredo, Flora, Violetta e io che ne so. Bravo, disinvolto, commentano i più. Gastone si pone a tagliare le carte. Alfredo ed altri puntano quando ecco, mentre gli archi fremono staccando minacciosi, entra al braccio del barone Dufol. Chi entra? Entra Violetta. Flora le fa feste e se la fa sedere vicino. Il barone, tetro, le addita il giovane Chaumont. Pietà, gran Dio, pietà, gran Dio di me. Trasale straziandosi delicatamente Violetta, povera Violetta. Mondanità cicaleccio. Gli uomini giocano alle carte e Alfredo ha una fortuna spudorata. Sfortuna nell'amore, non manca di osservare, vale fortuna al gioco. Seguono altri con simili frizzi che irritano il barone. Con malfrenata collera costui sfida Alfredo alle carte. Punta 100 luigi, li perde, raddoppia, torna a perdere. La cena è pronta. A più tardi la rivincita, ringhia il barone avviandosi, mentre Violetta continua delicatamente a straziarsi. «Al giuoco che vorrete», risponde pungente Alfredo. Tutti entrano nella porta di mezzo, ma subito in un allegro agitato assai vivo di violini, riesce Violetta, la segue Alfredo, che molto sostenuto torna al voi. «Mi chiamaste? Che bramate?» Violetta lo supplica di andar via perché è in pericolo. «Che temete?» Violetta teme sempre del barone. «Eh sì!» Abbiamo un conto aperto noi due, vi spaventa l'idea di perdere amante e protettore in un sol colpo? Dice lui facendo un po' la vittima, un po' il gigolo. Violetta non teme che per la vita di Alfredo, che ve ne importa? Violetta lo implora di partire sull'istante. Partirò, consente Alfredo con un certo impeto, ma tu giura che mi seguirai dovunque. No, mai. No, mai. Trasecola Alfredo, vattene, scorda il mio nome infamato, ho giurato di non vederti più. A chi?
smania Alfredo mentre tutti i bemolle scolano dall'armatura a chi aveva diritto di pretenderlo. Il barone, sì, dunque l'ami, ebbene l'amo. Allora Alfredo corre alla porta e convoca tutti i precedenti e a tutti confusamente rientrati, additando Violetta, confessa con la iattanza del pentimento cattolico di essere stato mantenuto per qualche tempo da quella donna. Si dichiara bramoso di lavar tanta macchia e, gettando con furente sprezzo una borsa ai piedi di Violetta che sviene fra le braccia di Flora, qui, testimon vi chiamo, urla, che qui pagata io l'ho. Alle ultime parole, mentre gli astanti tutti deprecano fragorosamente all'unisono quell'ignobile insultator di donne, sopraggiunge il vecchio Germont, che alla deplorazione generale si associa su un gran pizzicato d'archi con adontata dignità baritonale. Alfredo è il concetto, non ti riconosco più. Alfredo ora singhiozza lacerato dal rimorso per quel suo delirio di gelosia. Il barone lo sfida a duello e mentre si leva un mesto e possente coro di commiserazione per la povera giovane, riavutasi un po', Violetta, soprano ormai più che drammatico, si querela con un fondo di voce in tempo di valzer. Alfredo, Alfredo, di questo core non puoi comprendere tutto l'amore. Tu non conosci che fino a prezzo del tuo disprezzo provato io l'ho.